Ciao ragazzi, ciao a tutti, mi presento, mi chiamo Mauro. E allora, intanto vi voglio dare il benvenuto a tutti per aver raggiunto questa chat di WhatsApp. Invitate amici o chi pensate ne possa essere interessato. Personalmente penso che era un passo ormai da fare. E a me piace molto avere un contatto molto diretto con le altre persone e a volte la stessa Facebook o YouTube, quello che volete, comunque anche se abbiamo la possibilità di poter comunicare così da un punto all'altro del pianeta, però la comunicazione diretta, una chat dove vengono in mente delle cose, le domande direttamente, così eccetera. A me mi è sembrato, diciamo, più che attuale di farlo. Detto questo, voglio dare il benvenuto a tutti, agli italiani, ho visto che sono entrati qualcuno che parla spagnolo, bienvenidos a tutta la comunità hispanohablante. E también, bienvenue a tutte le persone che parlano francese, perché on peut répondre en français aussi. Welcome to everybody. Om det skulle finnas någon som pratar svenska så vi pratar också svenska här. Allora, ricapitolando. Allora ragazzi, vi dicevo, praticamente, vabbè, questo diventerà un video forse un poco lungo, spero che non vi scocci, però diciamo, siccome è il primo video così, voglio prendere il tempo necessario comunque per conoscerci, per presentarci, per fare in modo che mi potete conoscere, sapere chi sono, eccetera. Allora, come ho detto all'inizio, mi chiamo Mauro. E io ho fatto questo, sono spraipendere, ho cominciato nel 1991, quindi al giorno di oggi, al momento che sto registrando questo video, sono passati già 28 anni. E mi sono, diciamo che sono abbastanza motivato per tutte le esperienze che ho accumulato, di volervi dare qualche cosa di quello che ho accumulato anche a voi. Quindi ho molti progetti in mente, non ve li dico ancora quali sono e quali non sono perché non voglio promettere niente prima di non aver prodotto il materiale, però c'è la mia grandissima intenzione di poter produrre dei materiali da potervi praticamente dare, distribuire praticamente gratis. E ritornando al 1991, io vivevo a Parigi e arrivato lì dopo un giro di quasi un anno che avevo fatto attraverso un po' l'Europa, Portogallo, la Spagna, le Canarie, eccetera. Arrivai a Parigi e a Parigi conobbi un ragazzo che ve lo voglio far vedere. Qui un attimo, vediamo. Allora, vediamo come si vede la foto qua. Allora, qui questa è una foto in bianco e nera scattata da un amico che poi non ho più rincontrato, peruviano all'epoca, che studiava come fotografo. Qui ci troviamo a Parigi, alla Piazza degli Innocenti. E questo ragazzo qua, questo qui è Raphael e qui ci sono io. Allora, Raphael fu il primo, veniva dal Messico, un ragazzo messicano, e fu il primo a portare diciamo, la tecnica dello spray paint dal Messico all'Europa, perché come sapete questa è una tecnica che viene dal Messico, ve lo racconterò un
poco più avanti nel video vi racconterò un poco di questa storia, della vera storia dello spray paint art. E certo, naturalmente diventammo amici e di conseguenza io, appassionato, scioccato, la prima volta che lo vidi dipingere, e cioè fu una cosa che mi prese proprio talmente dentro che all'istante, dalla prima volta, capii che quella era la mia strada, qualcosa che avevo sempre cercato nella vita. E con Raphael siamo stati a Parigi, soprattutto i primi anni. Lui è stato con noi, andava e veniva, rimase un paio d'anni insieme a me, insieme ad altri ragazzi che contemporaneamente praticamente l'avevamo conosciuto. Imparammo, ci buttammo subito per strada a sperimentare, ecco, con le bombolette. E quindi da lì a poco si costruì praticamente così, senza averlo pensato, senza averlo programmato, un gruppetto di persone costituito da me, Rafael, Sebastian, cileno, Christian, un ragazzo francese, Penelope, francese, Alicia, la mia ex, metà svedese, metà spagnola, Wojtek, polacco, Alp, turco, Julio, un misto. Beh, insomma, ce n'erano ancora altri. Ci formammo un gruppetto abbastanza compatto di una decina di persone, che praticamente, così spontaneamente, è come che si creò quella che fu, diciamo, un po' la scuola parigina dello spray paint art. E questo perché? Perché praticamente lavoravamo tutti i giorni insieme, tutto l'anno, a parte dei viaggi che ognuno si faceva per i fatti suoi, eccetera, così, però il punto di incontro era sempre Parigi, nel centro Pompidou, oppure a Saint-Michel, soprattutto la sera in primavera, estate, all'inizio autunno, così. E lì sfornavamo paint così uno dopo l'altro. Praticamente avevamo delle postazioni dove lavoravamo in continuazione. Se eravamo per esempio 8 persone, facevamo 2 o 4 postazioni e ci tornavamo sempre in continuo, in modo che c'erano sempre 3 o 4 persone a dipingere contemporaneamente e a mantenere il pubblico per molte ore. E qui a Parigi abbiamo lavorato veramente per molti anni in questo modo qua, ed è così che praticamente abbiamo imparato, perché l'uno con l'altro ci scambiavamo idee. Voi dovete pensare che all'epoca, all'inizio, l'unico nostro punto di riferimento erano i quadri che faceva lui, Rafael. Lui era l'unico punto di riferimento, perché non esistevano altri punti di riferimento, non conoscevamo altri pittori, ce n'erano veramente pochi in tutto il pianeta, non esisteva internet. Non esistevano telefonini, cioè, io mi ricordo che per chiamare a mia madre, che mi voleva sentire che ero a Parigi, così, eccetera, ogni tanto, non avevo neanche il telefono a casa, perché comunque si viveva in case occupate, si faceva la vita da bohème, e insomma, la nostra vita era solo arte, musica e filosofia, se possiamo dire così. Quindi mi ricordo che c'erano queste cabine telefoniche, che c'era anche il numero dove potevi essere chiamato. Quindi io mi mettevo d'accordo con mia madre, che così mi diceva: vabbè, giovedì sera alle 8 ti chiamo. Allora io correvo alle 8, 8 meno 10, arrivavo a questa cabina, sperando che non stava occupata, che non c'era nessuno che era dentro, e aspettavo che mia madre mi chiamava, perché io non avevo molti soldi per farlo. Quindi all'epoca stiamo parlando del 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, così. Insomma, non esistevano cellulari, i primi cellulari stavano arrivando proprio, erano quelli che dovevi portarti la batteria col
come si chiama, batteria pesava 5 kg, doveva stare in una valigetta, eccetera, così. E, vabbè, detto questo, passiamo di nuovo alla storia dello... Continuiamo, voglio dire, meglio, continuiamo con la storia dello spray paint art. Allora, ritorno a sedermi. Allora, lo spray paint art, come vi ho annunciato, nasce in Messico. Nasce in Messico più o meno fra il 1991, 1981-82, quindi una decina di anni prima che io cominciassi. Io ho fatto questo lavoro da 28 anni, quindi è una tecnica che risale a più o meno a 38 anni fa. Il fondatore, l'inventore, il creatore di questa tecnica si chiama, o meglio detto, si chiamava perché è morto, Fernandez Rubén Sadot. Fernandez Rubén Sadot era un poeta, era già un artista, non è che lui ha cominciato direttamente con lo spray, lui era già un artista, era uno showman, si occupava molto di politica, era una persona critica contro il governo messicano dell'epoca, e come molti altri artisti molto geniali, era molto molto, c'aveva dei su e giù, insomma, diciamo così. Io personalmente ho avuto contatto con persone che l'hanno conosciuto direttamente e vi posso dire che dalle informazioni che ho avuto delle persone che proprio hanno imparato proprio da lui stesso, cioè la prima generazione di painter, di spray painter, come Gerardo Amor, come Ugo Montero, meglio conosciuto come Can Cog, come Alisa Amor, e ce ne sono, c'era un gruppetto anche lì di 10-15 persone che era la cerchia più stretta, diciamo, Hernandez, ce ne sono altri. Cosa successe? Che questo Fernandez Rubén Sadó sembrava che per questioni politiche entrasse e uscisse un poco dal carcere perché lui parlava molto di politica, era filosofia, dei diritti umani, tutte queste cose qua. E pare che però entrava e usciva, nel senso che magari lo mettevano su dentro 1 o 2 giorni per aver fatto qualche manifestazione, cose così. E una di queste volte che era dentro, questa comunque è la leggenda, diciamo, voleva dipingere, non c'era niente per dipingere, c'erano delle bombolette e così cominciò a provare con queste bombolette, diceva, ma guarda qua che succede, ma guarda qua che succede, cominciò a fare delle cose, faceva dei paesaggi, faceva dei ritratti, delle facce, faceva cose così. E così cominciò a lavorare nella cosiddetta zona rosa di Città del Messico. E lui si metteva, diciamo, si sedeva in una posizione di loto, diciamo così, metteva la musica, c'aveva tutte le sue bombolette, eccetera, e si metteva un turbante, cacciava la lingua così fuori, e mentre dipingeva c'era la musica, parlava di politica, parlava dei problemi, parlava dei diritti umani, della società e tutte queste cose qua. Attirò molto l'attenzione, creava queste cose spettacolari e così, certo, altre persone che erano anche artisti o che gli piaceva l'arte, che cosa succede? Io posso immaginare che è stato un po' come quello che è successo a me la prima volta quando vidi, appunto, Rafael, fu una cosa talmente che mi prese dentro che io dal giorno che ho cominciato ho sempre continuato, non ho più finita. Così, questa è diciamo, la vera storia dello spray paint art. Lo spray paint art viene dal Messico, da Fernandez Rubén Sadó. Certo, dopo di lui si
Sadò muore nell'88, quindi dopo appena 6 anni che questa tecnica era stata creata, per motivi che non si conoscono molto bene, non si capisce se si è suicidato o se è stato un incidente. Fu investito da una macchina mentre lui a piedi attraversava per un'autostrada. E praticamente fu una cosa molto scioccante per il gruppetto che si era formato di spray painter di allora, messicani, anche perché effettivamente loro erano cominciati a crescere, avevano organizzato esposizioni, conferenze, avevano avuto degli agganci buoni anche con persone nel mondo della cultura e dell'arte che erano conosciuti in Messico, quindi si stava quasi un trampolino di lancio, diciamo. Però successe sta cosa e si rimase un poco spaesati. Allora, insomma, poi cominciarono a succedere altre cose in Messico, che cominciarono a proibire di fare i quadri per strada, quindi i pittori che c'erano cominciarono a spostarsi in altre parti del Messico, qualcuno come Hugo Mandero si spostò negli Stati Uniti, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, guardi, la storia è abbastanza lunga, cerco di farvela il più corto possibile, poi comunque se andate sulla mia pagina internet www.maurosposito.com, allora ce l'è tutta completa lì, ve la potete leggere. Le cose sono andate così, sono successe tante cose, vi raccomando di leggervela la storia, chi piace è interessante, tutta la parte che è successa in Messico, Stati Uniti con Gerardo Amoro, con Mondero, eccetera. C'è anche una pagina molto buona che vi parla un po' della prima generazione di pittori che si chiama www.spectramist.com. Trovate sempre nella mia pagina maurosposito.com, trovate anche il link che vi ci porta. Che altro? Tornando a noi, a Parigi, all'Europa, così noi quindi abbiamo lavorato, 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 e verso il 96, 97, 98, quell'epoca là, cominciarono ad arrivare, perché noi facevamo molto quella pittura molto più originaria proprio di come era nata. Usavamo solamente materiali, carta, plastica, cose del genere, e spatole, non usavamo pennelli, mai, perché la tecnica era nata senza il pennello, diciamo, no? Era nata proprio per farla con altri strumenti, con altre cose. E praticamente. Però nel 96, 97, intorno a quell'epoca là, cominciarono ad arrivare in Europa dal Cile i pittori spray painter cileni, che loro invece facevano molto dei paesaggi molto realistici, però con lo spray paint. Quindi questi boschi con gli alberi, cominciarono a mettere dentro gli animali. Quindi ci spostammo un po' dallo spazio, dall'improvvisazione, dalla sperimentazione, così ci spostammo un po' di nuovo verso la realtà che ci circonda. Quindi si cercava di fare dei paesaggi così come li vedi in natura, però con lo spray paint. Quindi venivano diversi, ci veniva quella cosa che ti dà il colore dello spray, un po' più surrealistica, così più come qualcosa più viva, no? Come se tutto fosse il colore più vivo nel mondo, no? Io ricordo una volta, questo è un aneddoto, un ragazzo mi disse un giorno mentre io pittavo, cioè, io vorrei svegliarmi la mattina e che il mondo fosse così. E effettivamente fu molto bello. Eh sì, appunto, vi dicevo, fu molto bello. E praticamente quello che successe dopo, alla fine, fu che queste due tecniche, questi due modi di vedere, di avere visioni, di avere dello spray paint, questa che ci avevamo noi, queste che portarono loro, alla fine si mescolarono perché
la curiosità umana ci porta a quello, vediamo delle cose nuove e le integriamo, integrandole lasciamo qualche cosa. Così alla fine quello che è questo è il risultato poi alla fine di quello che anche si può vedere nei miei dipinti di oggi, anche se io resto comunque abbastanza spaziale nelle mie visioni, però c'è un miscuglio allora fra spazio e questa natura che ci riporta un poco al nostro pianeta, ma anche pianeti di altre dimensioni, a posti, altri pianeti, altri posti, altre galassie, questi paesaggi così favolosi che magari a volte sono nel nostro immaginario, stanno nel nostro immaginario, però non sempre li riusciamo a vedere qua, in questo pianeta. Allora magari stanno in altri pianeti questi paesaggi così favolosi, questi colori spettacolari, eccetera. Non mi voglio neanche prolungare troppo. Continuo così dicendo allora che alla fine, dopo tutti questi anni che siamo stati a Parigi, comunque ognuno di noi poi si è spostato, chi in una nazione, chi in un'altra, chi è rimasto in Francia ma si è spostato da Parigi, di quel gruppo che c'era a quell'epoca, esiste, però c'è una connessione adesso più quantistica forse, o sicuramente. Quindi siamo in contatto. Tutti, a volte in modo fisico, ci si vede ogni tanto, spesso in modo quantistico o ci si sente via i social, eccetera. E quindi ognuno di noi poi ha continuato comunque è restato spraypender, a parte alcuni che poi hanno terminato, però diversi fra noi di quelli che erano il gruppo originario di Parigi, siamo diversi che abbiamo comunque continuato e che ancora oggi realizziamo i nostri paint. Come vi ho detto all'inizio, ho molti progetti. A volte ne ho troppi, quindi non ve li voglio annunciare, perché innanzitutto voglio creare il materiale e una volta creato il materiale allora sì, ve li posso annunciare. Non mi piace promettere delle cose in avanzo. Quindi io spero che ci continuiamo a sentire e io continuo a mettere su dei video, delle informazioni. Quando volete chiedetemi quello che volete, lo potete fare sulla chat, lo potete fare in privato. Io non sempre ho il tempo al 100%, quindi diciamo che cercherò sempre di rispondere a tutti. Se non rispondo a qualcuno è solamente perché o mi è sfuggito il messaggio, perché attraverso tanti social network qua alla fine uno diventa mezzo pazzo, rispondi per Instagram, rispondi per Facebook, rispondi in privato, rispondi all'email, rispondi qua, rispondi là, insomma alla fine se ne va parecchio tempo. E quindi se non rispondo o è perché mi è sfuggito il messaggio o perché proprio non ho avuto il tempo, e quindi beh, pazienza. Nella chat qualsiasi di noi può rispondere, vi invito a farlo, vi invito a parlare dello spray paint. Vi invito a mettere i vostri post dei vostri quadri perché oltre a poter ricevere critiche positive o le critiche in questo caso saranno sempre positive perché fare una critica positiva nel caso che dice questa cosa così, questa cosa colà, inoltre appunto a poter ricevere delle critiche da parte di qualsiasi membro,
C'è la possibilità quindi così comunque di far conoscere i propri lavori, potete mettere i vostri video, potete mettere un link su che vi porta su quello che volete, che sempre sia che rimanga sempre relatato allo spray paint, certamente, perché di questo che stiamo qua, di questo che stiamo qui per parlare di questo. Io sono molto contento perché attraverso questa chat possiamo averci una comunicazione veramente diretta e istantanea, perché spesso, almeno quello che succede a me, uno vuole chiedere una cosa, gli viene in mente una cosa, un'idea, un pensiero. Il contatto lo vuole subito, cioè non vuole stare a scrivere là e aspettare poi una settimana per una risposta, poi magari. Io stesso me la dimentico, insomma, quello che volevo, cioè, spesso l'ispirazione, il momento, la cosa, l'idea, il dubbio, è al momento. E allora scriverlo su Facebook o mandare un messaggio privato, eccetera, così può risultare più freddo e più lento. Invece, facendolo nella chat, è più veloce, più caldo. Perché ci sono diverse persone che interagiscono, ci si vuole bene, tutti possono dare una risposta, più immediata, più veloce, eccetera. Anzi, si possono avere più risposte, non solo una risposta, si possono avere più opinioni. Infatti, anche io voglio darvi la mia opinione, poi lo farò nel prossimo piccolo video, questo già è abbastanza lungo. Voglio darvi la mia opinione riguardo quello che ho ascoltato, tutto quello che avete scritto e avete registrato, avete detto nella chat riguardo allo spray sintetico, lo spray acrilico, bassa pressione, alta pressione, eccetera. Quindi voglio darvi la mia opinione non su quello che è meglio, perché il meglio, la migliore bomboletta non esiste. Voglio dare la mia opinione riguardo a quello che sono le mie preferenze. E i motivi per i quali io preferisco quello che preferisco, perché la bomboletta perfetta non l'hanno ancora inventata, anche perché cioè non l'hanno inventata neanche per una sola persona singola, quindi figuriamoci poter inventare la bomboletta perfetta per tutti, non esiste proprio, perché poi quello che potrebbe essere la bomboletta perfetta per me, magari non lo è per te. Quindi io vi faccio solo una piccola premessa riguardo a questo delle bombolette. Io personalmente mischio le bombolette, uso diverse marche, di diverse qualità, con diverse caratteristiche soprattutto, e appunto di quello che voglio poi parlarvi dopo. Le mie bombolette le scelgo, diciamo, in base alle caratteristiche che hanno. Quindi vabbè, vi lascio qua, vi saluto, vi auguro una buona giornata, o serata, dipende in che parte del mondo uno sta. E niente, ci sentiamo alla prossima. Ok, ciao a tutti.